Diamo il buongiorno al giornalista, esperto di comunicazione, consulente di comunicazione, Patrick Facciolo. Buongiorno Patrick. Buongiorno. Andrea, Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Vogliamo analizzare con te, ti abbiamo chiamato perché insomma è partita forte la campagna elettorale anche sui social, sì. Che ne so, prendiamone uno a caso, Calenda, eccolo qui, sentiamolo. Allora, sbattiamo su TikTok. Uno, io non so ballare, sembro un orso ubriaco. Due, non posso dare consigli di make-up perché ho la pancia e sono brutto. Dunque, se non sapete ballare, non sapete cucinare e non siete avvenenti, come ha detto Calenda, non è il caso di sbarcare su TikTok, però lui l'ha fatto. Patrick, che scelta è? È una scelta secondo me sbagliata, è una scelta sbagliata perché è come se noi avessimo un nuovo vicino di casa che arriva nel nostro quartiere e ci vuole descrivere come è fatto il nostro quartiere. Non è un buon inizio, nel senso che per chi è su TikTok sentir descrivere il proprio ambiente quando magari già fa divulgazione, già fa altro dai balletti, non è particolarmente efficace. Quindi questa idea di entrare con lo stereotipo di questo social, perché l'idea di TikTok associata ai balletti è uno stereotipo, chiunque sia su TikTok sa benissimo che su TikTok ci sono esperti, persone che parlano di temi specifici, sì. Ecco, sentirsi dire no, arrivo io e faccio una cosa diversa, diciamo che ti mette in una condizione avversativa. È da boomer, è da boomer. Ti fa sentire subito questa è la tua traduzione. La mia traduzione. Tra l'altro sto vedendo tantissimi ragazzi che invece stanno dando spiegazioni sul sistema elettorale, sulla sì. politica, sugli slogan, certo. Quindi c'è moltissimo materiale fruibile dai ragazzi, non spiegato da gente che ne so, come Berlusconi, che appunto ha detto entro in questo nuovo social, no, per dire la mia. È anche lì, insomma, il vecchio che avanza, no? Non un vecchio Berlusconi, la vecchia guardia, che usa la televisione, che prende certo. TikTok, ma la usa come la televisione. Ma tra l'altro, a parte che io ancora i video di Berlusconi su TikTok non li ho visti, li ho sentiti annunciati ma non li ho visti, e anche sì. questo è un problema, nel senso che se annunciamo lo sbarco su un social per una data e poi non lo manteniamo, diventa un problema di comunicazione. Cioè, se io faccio una promessa legata alla campagna elettorale e non la mantengo, è una metafora di quanto poi manterrò dopo le elezioni? Questa è una io ho provato io a faccio. Cercarlo, il problema è che ci sono tutti i profili falsi, sono 150 profili di Berlusconi possibili, ma non sai qual è quello giusto. Sono tutti official giusto. Berlusconi, certo, però certo. questa è una cosa alla quale non hanno pensato. Io credo che debba ancora uscire. Comunque, al di là di questo, c'è un problema in questa comunicazione social di Berlusconi: la promessa. Anche il tema della pillola al giorno è un tema non mantenuto, nel senso che non è una pillola al giorno, perché non esce ogni giorno. E questo è un tema di piano editoriale che è molto importante per chi fa comunicazione social. Se io dico una pillola al giorno, poi deve essere una deve al essere giorno. Quello. E poi come hai detto tu, c'è un problema di formato. Cioè, Berlusconi ha una modalità televisiva e fa dei video attualmente in 16 noni, cioè in orizzontale, che non vanno bene per esempio per la comunicazione di Instagram, che ha dei video verticali, 9/16 il formato di solito, o TikTok 9/16. Bisogna stare allora, attenti anche a questi dettagli, certo, quello sicuramente. Certo. Senti Patrick, ma cioè, c'è... Poi posso prego, aggiungere solo ci una mancherebbe. Cosa? Vai. Poi c'è quest'altro aspetto televisivo, lui è in orizzontale, usa la scrivania per parlare, sì, ma sì. la scrivania è un elemento che si frappone fra me e il politico, cioè anche questo aspetto di prossemica della comunicazione è importante. Quanto è vicino a me quel comunicatore? Allora, molto meglio l'inquadratura di Conte, con tutti i suoi limiti di contenuto, che se avremo tempo, di cui se avremo tempo parleremo, però perlomeno Conte ha un mezzo busto nell'inquadratura, verticale 9/16. Berlusconi c'ha questo tavolo che nel 94 andava bene, oggi è distanziante. E certo. E usa il POV, appunto, il point of view. Il insomma, point of view, cioè, sì, qualcosa di vista... punto di vista col faccione. Meno male che non c'è il tavolo di Putin, perché altrimenti sì. lì poi sarebbe ancora più complicato. Troppo lontano. Senti Patrick, ma c'è un social di quelli che conosciamo secondo te più idoneo di altri per quanto riguarda la politica da sfruttare? Ma io credo che oggi Instagram e TikTok rappresentino i social network che per antonomasia funzionano meglio, perché hanno un rendimento migliore sull'hashtag e l'algoritmo. L'hashtag è praticamente il cancelletto sì, con sì. l'argomento di discussione, per cui noi possiamo cercare l'argomento, e l'algoritmo è molto sensibile a questi aspetti, mentre Facebook è un po' meno sensibile sul tema dell'hashtag. Cioè, se io continuo a guardare video con l'hashtag politica, l'algoritmo è come posso dire, ingaggiato a propormi dei contenuti allineati, e quindi il TikTok e Instagram in questo momento rispondono meglio. E poi entrare sui social porta automaticamente il politico che non è simpatico di suo a fare le battute, no? Cioè, comunque bisogna piazzare la battuta, lo fa Calenda quando entra, ma lo ha fatto anche Letta pubblicando, no, quel confronto guanciale
pancetta, sì, la pancetta, sì. Su, come fosse uno slogan politico. E qualcuno addirittura ha pensato che fosse una sorta di fake, proprio perché sembrava molto distante dal personaggio. Stato lui. E invece era lui. Esatto, e questo è un grave problema perché i politici stanno cercando di posizionare la propria personality politica, cioè le proprie caratteristiche di personalità in campagna elettorale, e questo è sbagliato perché il posizionamento delle caratteristiche del politico si fa durante la legislatura, non prima delle elezioni. Cioè Enrico Letta che fa il simpatico non funziona perché non è coerente con le aspettative che abbiamo rispetto alla sua personalità politica, e questo è un problema grosso. Cioè chi gli suggerisce, se c'è qualcuno che gli suggerisce di fare il simpatico in questa maniera, cioè di utilizzare il cosiddetto gentese, la lingua della gente, gli sta dando un suggerimento sbagliato, semplicemente perché Enrico Letta non è un politico che sa parlare il gentese. Ci sono molti politici che lo parlano meglio di lui. Certo. Vedi Matteo Salvini, vedi Giorgia Meloni, vedi Silvio Berlusconi. E quindi in quel caso si snatura un po' il personaggio. Senti Patrick, qual è secondo te il politico più performante sui social? Questa è una bella domanda. E dal punto di vista numerico, chiaramente Giorgia Meloni sta vivendo una fase molto performante. Matteo Salvini continua a mantenere, nonostante degli errori, ma non abbiamo tempo per parlarne, continua a mantenere una buona presenza. Devo dire che anche Giuseppe Conte, nonostante abbia molte perplessità su alcuni contenuti, ha una buona modalità. Quindi, come vi dicevo prima, c'è un buon impaginato dei post, una buona sottotitolatura, musiche un po' troppo alte, però una buona presenza, un buon radicamento. E questi meme continui della Meloni che viene presa in giro, però alla fine la fanno risultare simpatica, fa il suo gioco. Cioè, esatto, non fanno il gioco della Meloni, prendere in giro la Meloni? Assolutamente, tutto quello che in questo momento va attorno all'idea della Meloni va a favore dell'immagine mentale di lei vincitrice. Cioè tutto quello che si sta muovendo intorno a lei si sta muovendo in quella che in psicologia chiameremo una profezia che si autorealizza. Ieri vedevo dei titoli di giornale: come sarà il governo Meloni. Nel momento in cui noi evochiamo l'immagine mentale del governo Meloni, stiamo già cooperando verso una profezia che si autorealizza, e questa è una cosa che abbiamo già imparato negli anni di Berlusconi e si sta ripetendo uguale con Giorgia Meloni nel mondo social. Patrick Facciolo, allora, lo potete trovare anche sul sito parlarealmicrofono.it. tu sei giornalista e consulente per la comunicazione. Grazie Patrick, ci risentiremo più in là. Ciao Patrick. Grazie a voi. Buon lavoro. Ciao.